Un'intera zona di Martinsicuro piegata da una serie di sbalzi di corrente che hanno distrutto computer, televisioni, decoder e mandato in tilt diverse centraline. I disagi sono cominciati ieri sera intorno alle 21:40. Variazioni improvvise di elettricità che hanno generato una serie illimitata di danni nella zona di Via Battisti e traverse limitrofe. Molti residenti, oggi sul piede di guerra, hanno registrato ingenti danni e si dicono pronti a chieder conto delle disfunzioni all'Enel. Operai della società erano al lavoro intorno alle prime ore di stamattina per ripristinare la corrente. Ma quando un nostro operatore ha chiesto di poter fare delle riprese per documentare l'accaduto, questa è stata la risposta. Lei è responsabile. Deve andare via. Questo ci chiami carabinieri, lei. Chiami carabinieri. Nessun chiarimento ufficiale è arrivato dalla società, interrogata in più occasioni dai cittadini. Ma a quanto ammontano i danni? Insomma, danni ingenti dovuti a sbalzi di corrente che almeno per il momento non si capisce da cosa siano stati generati. Dei sbalzi di corrente che mi hanno bruciato la caldaia, due televisori, sopra mio cognato il contatore elettrico, un video, un altro televisore. Sono partiti un paio di frigoriferi e non funzionano più, un paio di lampade qua dietro e più un computer del negozio che è bruciato praticamente. E non so ancora quantificare i danni perché ancora devono venire i tecnici, i frigoristi, quindi ancora i danni non so quantificare. Comunque abbiamo avuto dei grossi danni, insomma, a livello di attrezzature. Perfino il lampadario è cascato per terra, si è sciolto, ha preso fuoco, il televisore ha preso fuoco, il cordex del telefono, un sacco di danni ha fatto. Verso le 9:40, le 21:40, abbiamo visto questa luce che saldellava completamente e poi è scomparsa completamente. Ma il problema principale è che siamo rimasti bloccati, quindi non siamo più in grado di collegarci con internet attualmente e non siamo neanche più in grado di essere in collegamento con i nostri organi superiori, perché quotidianamente dobbiamo farlo per essere al corrente di tutto quanto il Ministero decide, soprattutto in questo periodo di preparazione dell'anno prossimo, del successivo anno scolastico, insomma. Uno sbalzo della luce, poi una luce fortissima e poi è sparita l'elettricità, praticamente si è spento tutto, la televisione, lampadario, computer, tutto quanto. Insomma, danni ingenti dovuti a sbalzi di corrente che almeno per il momento non si capisce da cosa siano stati generati.